Centro Bambini Famiglie Scooby-Doo è uno spazio di incontro e occasione di gioco pensato per accogliere i bambini e le bambine e le loro famiglie. È rivolto a bambini e bambini dai 4 mesi ai 6 anni, accompagnati da un adulto che può essere mamma, papà, babysitter, nonni. Insieme possono giocare e condividere esperienze. Gli adulti trovano anche momenti per confrontarsi sulle loro esperienze educative affiancati dalle educatrici del centro. Una particolare attenzione viene dedicata alle neomamme e ai neopapà, con un progetto pensato specificatamente per loro. Denominato Spazio Mamme, rivolto a mamme, papà e ai bambini da 0 a 12 mesi. Sul sito dei servizi dell'Unione Terre d'Argine si possono comunque trovare tutte le informazioni riguardanti il funzionamento e i suoi orari. Centro per le famiglie dell'Unione Terre d'Argine da sempre si occupa di famiglie con figli da 0 a 24 anni e su diverse mission. La prima di tutte è l'informazione alle famiglie, ai genitori e anche agli adulti di riferimento del territorio dell'Unione Terre d'Argine. E la seconda mission è un sostegno alla genitorialità in diverse forme, perché abbiamo diversi tipi di consulenze rivolte ai genitori di ragazzi e adolescenti, ai neogenitori e poi realizziamo anche progetti di sviluppo di comunità. I servizi che offriamo sono tutti gratuiti e vengono realizzati durante tutto l'anno, principalmente scolastico, ma anche durante il periodo estivo il percorso di consulenza rimangono sempre attivi. Lo spazio Giovani Macè è stato inaugurato nel 1998 via De Amicis 59 qui a Carpi ed è uno spazio dedicato ai giovani dagli 11 ai 19 anni e possono venire a svolgere diverse attività, quindi hanno a disposizione strumenti come giochi di società, possono utilizzarlo come spazio per i compiti come dopo scuola, possono anche utilizzare sale prove e anche far parte, diciamo, di iniziative come ad esempio la web radio, quindi possono mettersi in gioco creando un vero e proprio podcast fatto da loro e sono sempre supportati da educatori in questo. Un'altra attività per questi ragazzi è la ciclofficina, quindi dove loro imparano, diciamo, a costruire e riparare la propria bicicletta. Il servizio di educativa di strada è un'equipe di educatori professionali che incontra i giovani nei loro luoghi di ritrovo abituali. L'attività principale è la mappatura un po' dei luoghi di Carpi per capire i gruppi, da chi sono composti, cosa fanno, dove si ritrovano. E intercettarli, captare quelli che sono i loro bisogni e poi interagire con loro, anche semplicemente dando informazioni sui servizi riservati ai giovani, ma soprattutto facendo attività di prevenzione primaria.